Ciao, ciao a tutti e bentrovati. Allora, oggi vi vorrei mostrare un album che ho preparato su richiesta per una signora che ha deciso di fare il regalo alla propria figlia e ha voluto racchiudere in un album tutte le sue foto da quando è nata sino a quando si è laureata. E quindi voluto come progetto la scatola dei ricordi, un album che è inserito all'interno di questa scatola che adesso vedremo. Per poterlo fare ho inserito all'interno appunto dell'album, della struttura, una collezione. Mi sono appunto servita di una collezione della DCW, questa. Mi sembrava carina, appropriata, perché appunto ci sono diversi colori, non troppo accesi e molti fiori, insomma, era decisamente carina, visto che comunque la ragazza è abbastanza giovane. Quindi ho preparato la scatola, che in questo caso è quadrata, l'ho voluta appunto fare quadrata perché mi sembrava un po' più femminile, ecco. E ho creato da me la struttura interna per farci stare 28 fotografie. Quindi l'ho creata la scatola e poi l'ho rivestita servendomi anche dei punzoni. Devo dire, per fare questo, ho utilizzato questo. Devo dire che questo progetto l'ho fatto usando tantissimo le fustelle, fustelline, punzoni, insomma, mi sono divertita un pochino a creare delle combinazioni anche con i negativi delle fustelle. Quindi, insomma, mi è piaciuto farlo questo. Io spero che piaccia anche alla persona che lo riceve e che me l'ha commissionato. Quindi l'ho decorato, come potete vedere qua ho ritagliato dei fiori che facevano parte di un'altra collezione. Li ho scelti proprio perché erano glitterati e molto carini e simili ai colori che ci sono all'interno dell'album dell'altra collezione che ho adoperato. Quindi poi ecco, ho fatto degli angolini così, servendomi della stessa carta che ho adoperato per fare la facciata e ho messo anche un ciondolino, diciamo, di una figura femminile e ho scritto la scatola dei ricordi. Poi eventualmente qua la mamma, magari se vuole, può mettere la data o qualsiasi cosa oppure la ragazza stessa. Ho contornato con una passamaneria. E niente, adesso guardiamo l'interno. Ecco, guardiamo l'interno. Il coperchio si solleva e si apre tutto l'album in questo modo. Così, ecco. È abbastanza grossa la scatola perché l'ho rivestita e l'ho fatta con il cartone un po' spesso. E quindi è bella, bella pesante. Oh, poi ho fatto, oltre alla rilegatura classica, ho punzonato con questo un'altra striscia di cartoncino nero e gliel'ho attaccata in modo da essere forte e resistente per contenere, appunto, per riuscire a tenere bene tutte le pagine. Inizia così, proprio dal principio. Quindi inizia con il matrimonio dei genitori. Ecco, quindi io l'ho raffigurato così e ho adoperato questa fustella che conoscete tutti, molto carina, a forma di taschina. Così. E ho messo poca roba proprio giù, perché già la carta di sfondo che ho adoperato è abbastanza colorata. In questa pagina invece ci sono loro che probabilmente stanno andando in viaggio di nozze, erano numerate una e due,
e quindi ho supposto che siano in viaggio di nozze. E poi qui abbiamo finalmente la nascita della bambina. Ecco, questo si toglie così. Ho messo solo due fiorellini, qualcosa di delicato perché appunto non mi piaceva pasticciare troppo. E qui l'etichetta che eventualmente scriverà la mamma la data. Oh, veniamo all'altra pagina. Ecco, questa pagina qui è fatta in questo modo. Pochissimi decori, ma è abbastanza carina come si apre così. E qui, ecco, c'è la bimba che sorride, molto carina. E per fare questo, appunto, vi faccio vedere, ecco, le fustelle che ho adoperato. Quindi ho adoperato questa fustella di due misure diverse per poter fare la cornicetta. Ok. Poi qua, adesso vi faccio vedere cosa ho adoperato per questo. Ecco qua. Ho adoperato questa fustella di Timolz, che sono, non sono altro che queste, che sono due. Così, vedete, che servono appunto per fare anche queste combinazioni, che è un legaccino, cioè un incastro se non si vuole mettere la calamita. Qui c'è la bambina che ho rappresentato appunto in questo modo, tagliando la fotografia con queste fustelle. Quindi l'ho tagliata così e questo ho adoperato queste che si sono un po'. Allora, mettiamole meglio così le vedete bene. Ecco qua. Ecco, ho adoperato queste. Poi si apre. Molto bella questa foto. Si apre così e qua abbiamo appunto i genitori che giocano con la bambina, il papà e la mamma. Molto molto belline, molto carino queste foto. Poi passiamo alla successiva pagina e ho fatto una specie di finestrina che tengo chiusa con questo che è abbastanza forte, si apre così e qua troviamo la bambina. Bellina. Ola, così. Poi apriamo qua e qua troviamo il battesimo probabilmente. Quindi l'ho rappresentato in questo modo, anche questa ho tagliato con la fustella quadrata e qua c'è la bambina. Qui eventualmente si possono mettere altre foto. Poi cambiamo pagina. Questa pagina l'ho combinata in questo modo. Allora, il cuore, siccome non ho la fustella grande del cuore, l'ho fatto a mano. Mentre questo, per fare questa figura, ho adoperato queste fustelle. Vedete quante ne ho adoperato. Poi con questa clips si tiene il tutto in modo da si apre. Qui abbiamo la foto di lei e si apre con altre foto così in particolari momenti. Così. E poi si rimette il tutto in modo da tenere. Ecco, così. Poi passiamo qua. Qua ci sono i vari momenti, probabilmente, non so, l'asilo così. Qua c'è lei, bella in primo piano, e qui è con la mamma. E sempre per fare queste figure qui, vedete che qua ho adoperato il negativo di questa fustella, questo è il negativo,
mentre per fare questa ho adoperato queste altre fustelle. Così. Chiudiamo qua. Qui si apre così e qua c'è lei all'asilo sicuramente o in gita da qualche parte. Qua gli ho inserito una taschina con delle targhette. Da scrivere appunto qualcosa. Ecco qua. Poi torniamo all'altra pagina. Questa pagina l'ho fatta molto semplice. Si toglie questo e qua probabilmente è la sua prima comunione. Anche questa mi sono servita della fustella, quelle tonde che vi ho fatto vedere, queste qua. Poi ho creato questa insenatura con l'etichetta in modo che appunto possano scrivere la data, il giorno, la ricorrenza, dov'era, eccetera, eccetera. Poi, ecco, veniamo qua. Qui, sempre servendomi dei negativi della fustella, ho creato questo motivo e racchiuso queste foto che appunto rappresentano lei cresciuta un po', guardate che bellina. Quindi le ho messe tutte insieme, così. Ecco, ho fatto questo motivo qua sempre con questa fustella. Vi faccio vedere, questo motivo l'ho fatto con queste fustelle. Appunto, questo mi sono servita del negativo dell'altra figura che avete visto in precedenza. Quindi avete capito perché mi sono divertita. Perché, cioè, a volte si possono usare anche i negativi delle fustelle portando fuori appunto delle cose molto carine e utili. Ok, poi qua veniamo al momento cruciale, cioè il giorno della laurea. Il giorno della laurea ho rappresentato in questo modo, ho ritagliato questa figura della collezione e poi ho usato appunto un altro negativo della fustella e una fustellina, questa se non sbaglio, eccola qua, questa. Con la scritta congratulazioni. Poi, sempre servendomi di un altro pezzettino di forma di fustellina, qui ho fatto quest'altra combinazione, ecco dove lei è rappresentato qua, lei, ecco il giorno della sua laurea e la foto con i suoi genitori. Quindi poi si chiude così. E in ultimo c'è lei, anzi non è l'ultima, questa è la penultima, lei con questa faccia simpatica, l'ho sempre negativo, poi ho ritagliato un cuoricino con queste fustelle, quindi ho adoperato praticamente una fustella di una misura e una di un'altra in modo da ricavare questo vuoto. Poi giriamo e qui troviamo lei che probabilmente sarà in un viaggio, penso. E anche qua ho fatto un negativo di fustella e qui ecco, si apre e c'è di nuovo lei. Qui ha uno spazio per mettere un'altra foto volendo. E qua gli ho lasciato anche lo spazio per aggiungere qualcosa. Ecco, così. E questo è quanto. Qui ho fatto la stessa cosa che ho fatto all'inizio. Poi chiudiamo così. Si chiude come se fosse un explosion box, solo che non esplode, ma
tiene tutto racchiuso all'interno. Vediamo così. Ecco qua, questo è l'album che ho preparato. Io spero tanto che piaccia alla persona che me l'ha commissionato, prima cosa, che è la mamma, e poi anche alla bambina, alla ragazza, cioè non è bambina, alla ragazza. Ci vuole un po', ma riusciamo a chiuderlo perché è abbastanza forte. Ecco qua, ce l'ho quasi fatta, ce l'ho fatta. Ecco qua. E questo è l'album. Allora, approfitto un attimino per dirvi che, siccome ci sono molte persone che mi chiedono dei tutorial, che è un po' che non ne faccio, ed è vero, è perché sono stata un po' impegnata, non vi voglio dire, non vi voglio anticipare che lo faremo presto, non vi preoccupate, faremo presto un altro tutorial su qualche altro progetto carino. Sto solo aspettando appunto di concludere alcune mie commissioni che ho da fare, devo anche andare giù in Sardegna un attimo, e poi lo faremo. Non vi preoccupate, non vi abbandono, sono sempre qui, sono solo un po' a rilento in questo periodo perché la mia vita privata purtroppo viene sempre prima di tutto, ok? Quindi vi abbraccio, vi abbraccio, vi bacio, vi mando tantissimi tantissimi saluti e vi aspetto sempre al prossimo video, che prima del tutorial probabilmente farò un kit, che ancora non l'ho fatto, il kit di aprile, ok? Bene, ora vi saluto e vi abbraccio e vi bacio. Ciao ciao a tutti, a presto.